Salutami Lizia, o meglio, salutem tibi militum, spero di averlo detto bene perché da tanti anni che non parlo latino. No, non sono stato giù ai fori romani in epoca antica e non ho più di 3.000 anni, anche se potrebbe essere il contrario. In ogni caso, oggi vi saluto in latino perché ricorre la data dei Natali di Roma, ovvero il 21 aprile, però del 753 a.C. Questa data è importantissima perché è stata scelta tra moltissime date, grazie ai letterati dell'epoca, tra cui Varrone, assolutamente, che si è avvalso anche di studi precedenti e di altri studi, e ha scelto appunto questa data come data di riferimento. Una cosa è certa, di sicuro la nascita di Roma si perde nel tempo, ma i romani preferivano avere una discendenza di carattere mitologico, come la maggior parte di tutti quanti i popoli, insomma, che affondano le loro radici nel passato. E in ogni caso, oggi andiamo a vedere, grazie all'aiuto sempre di Total War Rome 2, che cosa poteva essere, come poteva essere formato un esercito in età monarchica, quindi in età regia, con appunto i re di Roma, i famosissimi re di Roma, e magari proviamo a vedere anche in età alto-repubblicana. Sono comunque e dati alla mano prove effettive di varie composizioni di esercito che chiaramente si sono evolute nel tempo. Non siamo partiti con la classica legione romana che vediamo con la lorica segmentata o magari la lorica amata, quindi la cotta di maglia, ma andando indietro nel tempo, i primi esempi di esercito in età monarchica si fanno sicuramente risalire allo stile di combattimento greco ed è per questo che ho portato con me il mio elmo corinzio e la mia Thorax, lino, non linotorax perché non è fatta di lino, ma di cuoio. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo direttamente al video. Ed eccoci quindi tornati col bello sfondo dell'Aquila di Roma con SPQR, ma siamo molto ben lontani da questo momento storico, perché appunto stavamo parlando, e quindi mettiamoci uno sfondo più consono, il più possibile vicino, insomma, dell'età monarchica romana. Appunto, come stavamo dicendo, dalla fondazione di Romolo che appare e abbia preso a tradizione, fondendo sia i costumi latini iniziali che i costumi greci, perché fondamentalmente i popoli di Roma erano limitrofi con tante altre culture, soprattutto quella greca, presero ad esempio la falange greca, che ricordiamo, insomma, essere costituita da per lo più fanteria pesante sotto forma di uomini che utilizzavano lance e scudi, appunto detti oplon, tondi, del circa del diametro di 1 metro, 90 centimetri, 1 metro, un elmo sicuramente, e più facoltosi potevano permettersi scinieri a protezione degli stinchi, parastinchi, quindi insomma come i calciatori, ma meglio dei calciatori, perché i calciatori stanno lì dove stanno, e armature che possono essere state fatte sia in bronzo, quindi poi sotto forma di loriche, per rimanere in ambito latino, loriche muscolate, o lino thorax o thorax in generale, che vuol dire letteralmente corazza, armatura, e poteva essere costituita sia in strati di lino, ma anche di cuoio, cuoio trattato fondamentalmente. Sappiamo inoltre, grazie a Tito Livio e Dionigi dell'Icarnasso, grandissimi storiografi di Roma, che nell'antica Roma dell'8 secolo a.C. gli eserciti appunto non erano grandi e massivi come possiamo immaginarci, come in tutti quei film che abbiamo visto fino adesso o anche altre serie TV, perché parlano di periodi molto molto lontani, distanti dalla fondazione di Roma. Quindi scordiamoci assolutamente una rigida impostazione militare e i classici legionari di età imperiale con le loriche segmentate o le loriche amate addirittura in periodo repubblicano medio e tardo. Ma andiamo a scavare ancora più indietro e troviamo un equipaggiamento simile, quindi adesso proviamo ad andare a crearlo, battaglia personalizzata, con i carri romani, un equipaggiamento, stavo dicendo, simile a quello oplitico greco, quindi sicuramente lance e scudi, ma abbiamo anche, appunto, da tradizione, un esercito formato da 3.000 fanti e 300 cavalieri, che venivano schierate alle ale, fondamentalmente. Quindi noi ci prendiamo una centuria veterana che qui, vabbè, adesso chiaramente
cerchiamo di dare una bozzata in generale, ma ci saranno più che altro i modelli delle unità perché non corrispondono esattamente allo stesso tipo che vi sto spiegando. Quindi il nostro generale sarà appiedato con una cintura veterana, poi il nostro cuore dell'esercito, quindi 3.000 fanti, adesso li suddividiamo con quello che possiamo, con appunto lo stile di combattimento era simile alla falange, ma chiaramente usavano diversi tipi di armi, quindi lance, gli scudi tondi assolutamente, sotto forma di coniugazione romana greca. E chiaramente l'utilizzo di giavellotti era rimasto sin dall'inizio parte dello schieramento romano. Quindi sicuramente ci prendiamo due spadaccini romani per far figurare le spade e scudo, potevano essere di bronzo e raramente di ferro. Opliti leggeri romani per suddividere e far vedere i diversi tipi di, insomma, di classe sociale. Io direi che possiamo 1, 2, 3, 4, 5, un'altra unità di spadaccini. E poi alle ali metteremo la cavalleria italica, la mettiamo a 4 per dargli il senso di importanza e facciamo partire la battaglia. Fondamentalmente non andremo a scontrarci perché serve solo per far vedere lo schieramento. E quindi abbiamo la nostra formazione a falange che era molto molto più coesa rispetto alla forza manipolare a cui siamo sempre abituati a vedere le forze romane. Noi schiereremo il nostro generale. Andiamo allora secondo i dettami greci e quindi direi che possiamo tenerli per questa età classica. Fondamentalmente le parti importanti dell'esercito rimanevano sulla destra, quindi il lato del re e degli ufficiali rimane sempre il destro. Quindi prendiamo e mischiamo un po' le unità. Andiamo a vederle assolutamente. Mettiamo anche in riserva per renderli un pochino più coesi. Altra unità di lance. Sui lati la cavalleria, come da descrizione, fondamentalmente. Dunque, modalità cinematografica per noi, il nostro generale, che poteva essere benissimo il Rex a capo di tutto l'esercito, perché il re fondamentalmente era il fulcro, la figura dominante e molto spesso poteva anche condurre gli uomini in battaglia. E insomma, era colui che aveva il potere di richiamare o sciogliere l'esercito a seconda dell'utilizzo del dovere alla fine della campagna, fondamentalmente. Allora, qui, come detto, abbiamo visto gli esempi con gli scudi tipo greco Oplon. Chiaramente gli eserciti non sono ancora standardizzati e questa cosa avverrà molto, molto più tardi. Scudi chiamati appunto alla maniera greca, ma vengono sottolineati anche come clipeus, se non vado errato. E secondo Tito Livio, poi vengono abbandonati alla fine del V secolo a.C. per lo scudo sabino, che fondamentalmente è quello che ci ricordiamo, dovrebbe essere qui parte di un'altra unità. Adesso provo a mostrarvela. Qui hanno fatto un po' mischione in teoria. Dovrebbero aver mischiato. Eccolo qui. Questa tipologia di scudo qui è un pochino diversa. Quindi chiaramente queste sono truppe repubblicane perché il DLC è repubblicano. In ogni caso, per darvi l'esempio, i vari tipi di elmi, comunque abbiamo elmi di tipo corinzio, i calcidici. E questi tipi di armature che erano praticamente dei pettorali semplicissimi o le trilobate come queste qui in bronzo
a protezione del torso erano chiaramente diversissime da queste armature muscolate di stampo prettamente ellenico. Qui abbiamo, vabbè, anche elmi italico ellenici. Questi chiaramente sono esempi più vicini d'epoca rispetto a quello che vi sto raccontando. In ogni caso, per avere un esempio macroscopico di quello che poteva essere un'armata in età monarchica, anche le cavallerie di fianco hanno armature e tuniche o lino torax, come vi stavo dicendo, costituite in maniera molto molto semplice. Quindi, se vogliamo rimanere in ambito monarchico dell'età della prima età, questo è un esempio abbastanza valido, chiaramente con la licenza del gioco, per spiegarvi come erano composti. E quindi stavano dicendo appunto l'esercito monarchico che in ogni caso subì altre trasformazioni e si ingrandì assolutamente sotto altri regnanti come Servio Tullio. Che secondo la tradizione fu il primo a compiere una riforma timocratica dei cittadini romani che dovevano prestare servizio militare, suddividendoli in cinque classi, appunto divise sei in realtà comprendendo quelle dei proletari, ma dividendole su base del censo, a loro volta ordinati in quattro categorie: i seniores maggiori di 46 anni, gli juniores tra i 17 e i 46, i pueri di età inferiore. Scusate, ai 17 e gli infanti di età inferiore agli 8. In questo sistema, la prima classe, ovvero la più facoltosa, poteva permettersi l'equipaggiamento completo da legionario, mentre chiaramente le classi, man mano che si scendeva di importanza, avevano l'equipaggiamento sempre più leggero. Quindi, come vi ho fatto vedere prima, nella prima parte del video, le diverse tipologie di armi e armature non erano assolutamente standardizzate. Questa è una lenta evoluzione che si avrà man mano nel tempo e assolutamente raggiungerà la piena forma durante il periodo imperiale. Se vogliamo invece passare all'età repubblicana, altissimo repubblicana, quindi dal 509 al 27 a.C., chiaramente questa è tutta l'età repubblicana, ma dal 509 a.C., abbiamo la classica suddivisione tra astati, princeps e triari, quindi il triplex aces. Fondamentalmente abbiamo un governo repubblicano e l'esercito fu diviso in due legioni, ognuno al comando c'era un console. In questo caso il console possiamo farlo impersonificare da questo equites d'élite. Quando il pericolo era di massima urgenza, veniva eletto un solo capo invece, che era il dictator, e nella campagna sarà presente il dictator come scelta politica. Assolutamente il contingente della legione era composto da cittadini solo romani e schierato su tre file, appunto. Quindi andiamo a prendere assolutamente gli astati che presumo siano sottoposti sotto questa forma. Prendiamo tre di astati, quattro di astati, poi prendiamo i principi, i princeps, e in ultima forma i triari, e qui me li sta mettendo una marea. Come ultima risorsa da schierare sul campo. Assolutamente i triari, come possiamo ricordarci da tantissime evidenze, erano l'elite dell'elite dell'elite. Veniva appunto mandato in battaglia solo ed esclusivamente se non c'era più scampo. Per essere ancora più precisi, la terza linea non era formata solo da erorari. Allora togliamo qui, se no non abbiamo abbastanza monete. Ma anche da triari e rorari, assolutamente. Quindi li prendiamo, li mettiamo dentro alla formazione. Fondamentalmente erano i soldati meno esperti accompagnati con i veterani dei veterani e assolutamente la cavalleria italica. Possiamo prendere anche gli equus in questo caso. Non abbiamo abbastanza monete e devo mettere qualità fondi ultra, e a seconda appunto del pericolo venivano schierati come ultima risorsa. Sicuramente sappiamo che la formazione manipolare fu copiata dai nemici sanniti, molto probabilmente, e fu una conseguenza chiaramente della sconfitta romana nella seconda guerra sannitica. In ogni caso, questa forse rimane forse la formazione più classica e basilare
che ci è tornata ogni volta che parliamo di, insomma, esercito romano. Quindi andiamo a schierarli sul campo. Li andiamo a schierare sul campo e dovremo avere anche già la formazione triple aces formare in teoria. Mettiamo gli astati davanti, i principi in seconda linea, appunto come vi ho spiegato, un'unità di rorari con i triari, le cavallerie ai fianchi e il nostro generale d'armata. Quello equipaggiamento invece è più fedele, chiaramente, appunto vedete già lo scudo è cambiato assolutamente. Lo stesso vale per i Princeps, che hanno anche un tipo di equipaggiamento molto molto più blindato da questo punto di vista rispetto agli astati. E poi infine abbiamo i Triari, che hanno vari tipi di loriche muscolate e di linotorax fondamentalmente. Cavallerie ai fianchi. Tra l'altro questi elmi tipo battriani non ne sono certo, ma qui li hanno compresi. E infine il nostro generale. I Senoni sono stati dimenticati in questo momento. E quindi queste, a seconda chiaramente della licenza del gioco, potevano essere, secondo me, le unità più simili a quello che potevamo aspettarci al tempo di Roma nell'età monarchica e altissima repubblicana. Io vi ringrazio di essere stati con me. Se avete dubbi o dovete e volete aggiungere, insomma, commenti, assolutamente io. Ho provato a spiegarvi in una maniera più semplice, chiaramente seguendo il gioco anche, cercando di abbozzare un po' di qua, un po' di là, perché chiaramente non è molto semplice, ma ho provato a portarvi questo esempio. Se ho commesso qualche errore, assolutamente ne discuteremo sotto i commenti che vi invito assolutamente a lasciarmi. Da Capitano Red Rogue è tutto. State attenti ai galli e alle altre popolazioni, perché potrebbero sempre tornare. In ogni caso, grazie di essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.